Bella a tutti ragazzi, qui è Bronzor. Oggi siamo su Skyrim. Sì, una nuova serie. Praticamente voglio portare anche questo tipo di giochi, molto carini comunque. Se vi piacciono giochi così, fatemelo sapere con mi piace e questa serie la continuiamo perché a me questo gioco piace veramente tanto. Iniziamo una nuova partita. Yes. Premetto che questo gioco, diciamo che l'ho già giocato, più o meno so come funziona, però se devo registrare lo ricomincio da capo, naturalmente. Premetto che questi episodi saranno un pochino più lunghi, 25-30 minuti l'uno all'incirca, perché se no, cioè veramente accendo il gioco e lo spengo. Quindi penso anche di fare pochi tagli, sinceramente, perché voglio vedere tutti quanti i video, assolutamente. A meno che non c'è sta qualcosa di cazzeggio, che una cosa la voglio fare appena comunque ci sta. Appena possiamo giocare il famoso jumping, poi lo vedrete successivamente. Penso che lo conosciate tutti, però già, quindi vediamo un po' come va. Mi scuso già se ogni tanto starò in silenzio, ma voglio anche sentire quello che dicono loro, insomma. Ehi tu, Dimmi. finalmente hai aperto gli occhi. Stavi cercando di attraversare il confine, vero? Anche noi siamo finiti dritti in quell'imboscata imperiale, proprio come lui. Bannati manto della tempesta. A Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo. Con l'impero regnavano pace e tranquillità. Se non ti stavano alle costole, avrei potuto rubare quel cavallo ed essere già a metà strada per Hammerfell. Ehi tu, noi Dica. non dovremmo essere qui. Ora Cazzo sei visto venuto a l'arrivo della fa? tempesta, Scusa. ormai siamo tutti fratelli e sorelle in catene. Silenzio là dietro! È lui che ti Vabbè, non ti prende. arrabbia, scusa. Tieni a freno la lingua. Stai parlando di Ulfric Manto della Mountjoy, tempesta. il legittimo re d'Ire. Ulfric, lo Jarl di Windel. Sei il capo della ribellione. E se ti hanno catturato, Vuol dove ci dire che mo stanno c'è in andando? gula, no? Non so dove stiamo andando, ma Sovngarde ci attende. Non può essere vero. Non può! Ma ogni volta devo fare così cadere camera. Ta Sì, ladro di ta cavalli. ta Con ta il lancio ta ta pronto. ta 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 ta
potrebbero Sto essere così. morti anche. Rorikstad, io vengo da Rorikstad. Generale Tullio, signore, il boia sta aspettando. Beh, vediamo di concludere. Sì. Troppo tardi, caro. Guarda il governatore militare, il generale Tullius. E a quanto pare i Talmor sono con lui. E tieni, scommetto che c'entrano qualcosa. Guarda che bella grafica, per essere un gioco abbastanza vecchio, tra virgolette. Dovrebbe essere uscito 2 o 3 anni fa, ma sa. Forse 2, boh. Bella grafica carina, comunque, dai. Non è male. Non è assolutamente male. Oh, quanto ci vuole? Madonna, oh, potevano rendere un pochino più corto però sto coso, eh. Oddio, molte texture sembrano fatte coi piedi, eh. Però vabbè. Perché ci fermiamo? Siamo arrivati. Vedi? Sei stronzo, sei, scusa, eh. Lo sai che se siamo fermati, che cazzo hai chiedi a fa? Oh, vedo un po'. Non è cortese fare attendere gli dèi. Giusto. Che intendi? Che ci danno ammazzare? Siamo ribelli. Affronta la morte con coraggio, brigante. Devi dirglielo, non eravamo con te. Questo è un errore. Passate verso il ceppo quando diciamo il vostro nome. Uno alla volta. L'impero adora le sue stramaledette liste. Ulfric Manto della Tempesta. Jarl di Windelm. È stato un onore, Jarl Ulfric. Che devono fa? Galop di Riverwood. Lockyer di Rorikstead. Eccolo. No, non sono un ribelle! Non potete farmi questo! Alt! Non voglio morire! Arcieri,
Uno, due, tre. Ti è, mori. Che coglione. Scusate. Ehi, tu. Vieni avanti. Che vuoi? Dimmi. Chi sei? Che ne so, te mi hai chiamato. Ah, qua dove c'è la razza, è vero. Allora, io voglio farmi un elementale, perché mi piacciono tanto gli elementali. Quindi io per fare elementale mi sento prendere questo. Conosciuti come... Possono affidarsi al potere nobile di nascita per rigenerare rapidamente la magica. Perfetto, caro. Penso di sì. O anche... Boh. Ci sta... Boh, non lo so. Possiamo secondo me? No. Elfo scuro. Hanno una naturale resistenza al fuoco e possono usare col radar antenato per 5 mazzi di fiamme. Ok, i Kaijiti invece, vabbè, per fare il tif. Possono usare il grido di battaglia mentre fuggono avversari. No, raga, elfo alto, assolutamente. Vai. Vero che siamo brutti, però. Confermare e dare un nome al personaggio? Assolutamente sì. Allora, il nome è Germano. 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 Basta. Noi ci chiamiamo Germano, caro. Tu non fai parte dell'ambasciata di Talma, vero, Appunto. Elfo Alto? Appunto. C'è qualcosa che non va. Non so una lista, Ah, me lasci andare per eccoci. favore. Non è sull'elenco. Non mi importa se non è sull'elenco. Finisce su ceppo come gli Ma sei altri. una pezza di merda, ma Io vattene a ordinerò il cambio. fanculo, Mi va. Ma magari dispiace. ti ci mettessero a te Quando una avrò cepa. elfo ritornerò libero e Tacci tua. salvo. Segui il capitano, prigioniero. Magari ti ci mannassero a te, oh. Ma vatta a piander secchio, va. Di morire, Wulfric. Mori. È giusto, sei un pezzo di merda, via. Che cos'è? Draghi? Tutte le preghiere totalmente buttate, questo volemmo di prima. Dai, su, uccidetelo così, non c'ha tutta la mattina questo. Ah, mo, io vedo proprio tutta. I miei antenati mi sorridono benevoli, magari posso Dai. dire lo stesso. 1, 2, 3. Ti è. Ah, bello de casa. Ah, sì. Guarda come è fatto bene. Cioè, gli hanno dato a testa, ma non sanguina, guarda, mica sanguina, c'è un cazzo. Ecco come mi sento. Dai, vengo pure. Guarda, è per me quel drago, è per me Come hai sicuro. sentito? Il prossimo prigioniero, ho detto. Dai. Su ceppo, prigioniero. E niente scherzi. Siete dei pezzi di merda, non c'entro niente, ma perché devo morire? Ciao. Dai. Mettete in ginocchio, su. Dai, eccolo il Cosa dragone. vedete? Sentinelle, cosa vedete? Oh, vedi? Ah, ti è becca de sturloni in faccia, va. Raga, non so, mo non so bene se si sente il rumore, eh. Poi al massimo lo regolo, perché sono un po'... Non ne ho idea, raga, cioè. Oh, si può iniziare. Dai così. Raggiungi la fortezza. Io devo abbassare il volume però. Capisce niente. Dai, andiamo su. Andiamo a nessuno. Oh, mortacci di te. Mortacci di te, mortacci. Mi fai calare pure l'FPS, stronzo. Dove vanno? Scusa. Ah, vanno qua, ok.
Mazza, non è che salto, volo su sto gioco. Scendiamo qua. Dai. Sto qua. Ma te mi volevi mozzare la testa, mo da mozzo io, porco due. Qua posso saltare. Dai, capiamo i bugoni su Skyrim. Eccolo. No. Sto qua, dove stai? Eccomi. Vengo pure io, namo. Sì, c'è un po' troppo casino però per i miei gusti, eh. Hai idea se quanto è troppo qua? Porco due. Grazie. Io spero che si veda bene, raga, perché è la prima volta che faccio prove su questo tipo di giochi qua. E soprattutto spero che si senta l'audio bene, perché non vorrei che non si sente e quindi tutta questa cosa che io sento voi non la sentite. Speriamo di no. Poi casomai faccio prove. Cioè, casomai lo uppo lo stesso, anche se non si sente rumore, poi dal prossimo video invece cerco di farlo cosa. Stavolta non ci fermerai, caro. Vai, vai, corri, 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 corri. Ok. Mamma mia, quanto mi gasa sto gioco, raga. Bello, 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 mi piace. Sì. Me vuoi uccidere, pezzo di merda? Ah, vero, sono ancora legato, palle. Dai, mi sleghi, grazie. Come è slegato? Col Bluetooth? Infatti mi sleghi pure. Prendi oro, prendi oro, oro, sì, un attimo. Qua non c'è un gas. No, aspetta. Ah, ok, tab, vero. Cerca. Oh, vai così. Ah, che palle, mi sbaglio sempre. Tab, oggetti, vestiario, elmo. Devo fare così, vedo il mio personaggio. Ok, mi ricordo. Ho capito, un attimo. Oh, bella lì. Devo equipaggiarmi la roba. Stivali. Direi che sono meglio questi. Corazza. Vediamo un po'. Prendo pure quest'altra spada io. Oh, rompi i co... Ah, smetti di parlare, mannaggia la puttana. Oh, doppia spada, tiè. Un'altra spada pure qua, qua c'è del vino, non mi serve a niente. Ok, possiamo andare, vai. Mamma mia, pronti a tutto. Non te ne usa la magia, però vabbè. Mamma mia, le so piatto proprio. Andiamo un po'. Oh, ma che fa? Vabbè, ha voluto te, eh. Tappiando il culo, stronzo. Dai, mori. Solo perché sei una femmina non faccio distinzioni per le donne, cara. Armatura è migliore da mia? Questa sì, questa assolutamente sì. Questa fa schifo. Allora, devo assolutamente mettermi st'altra cosa, visto che i guanti c'ho ancora quelli di cacca. Questa qualcos'altro mi può servire qua, un po' di soldi. Ti pare che c'hanno i soldi questi? Su poveracci come noi, cioè. Ok. Dai, però, corri più veloce te. Sì. Immagino che bisogna andare di qua, vero? Maledizione, quel drago non si arrende.
Premi M1. Dobbiamo andarcene da Eden subito. Questi imperiali. Che stiamo su? Ne avremo bisogno. No, che palle, Cristo, ti è magna. Sì, lo so che il mio PVR è basso, non ti preoccupare, che lo so come funziona. Mori, non ti rende, ti ammazzo proprio, ma... pezzo di merda. Bravo, così, cazzo, su. Oh. Pozione, 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 vai. Levo altre pozioni. Pozioni, pozioni, dove siete? Dove siete? Ci sono altre pozioni qua? Madonna. Ma che c***o? È un c***o. Guarda come dondola. Vabbè. Abbiamo finito. Andiamo. Da questa parte. La sala della tortura. La sala della tortura. Ma è vero ter cazzo, Froci. Mori, stronzo. Vaffanculo. Vaffanculo. Morto dalla tempesta. Vatta a piangersi, vecchio Frocio. Dove stanno? Dove stanno gli altri? Eccolo. Morti, vai così. Voglio la tua magia, io, stronzo. Voi altri siete arrivati giusto in tempo. D'ammazzo, altro che. Mi sembravano un po' turbati per come stavo intrattenendo il mio maldello, vai così. Non lo sai. Un drago. Non hai sentito niente, non hai sentito niente, ma sei scemo. Anche se ripensandoci ho sentito degli strani rumori. Vabbè. Sei stronzo. Non hai alcuna autorità su di me. Non mi hai sentito? Ho detto che la fortezza è sotto attacco. Dai, apriamo sta gabbia, va. Ma se non erro qua. Ok, devo premere A. Raga. Un campione io ste cose. Mamma mia, OP proprio. Basilare so OP proprio. Vediamo questo qua che c'ha. Io devo prendere solamente roba per la magica perché voglio fare il mago. Grande. Quindi mo ricambia tutto. Che palle. Allora, cappuccio da principiante. Buono, mi dà più punti in magica. Tunica. Però che avevo preso, scusi, ho preso anche un'altra tunica. Ah, eccolo. Vai così. Prendi tutte le cose. Tomo magico scintille. Guarda che devo usarlo, no? Sì. Eccolo. Magia. Destruction. Proprio così. Andiamo proprio di magia, andiamo. Tiè. Tiè. Magna. Qua che devo fare? Ah, l'altra. Vabbè, lo prendo. Scassino pure questa. Aia. Ma tutto qua. No. Vabbè, qua. Ti è aperto. Vai. Perché me la non faccio? Adesso ho tutte ossa. Vabbè, ci faccio il rank così. No. 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 Ma vaffanculo, vaffanculo. Così dovrebbe essere. Ecco. Perfetto, va bene così tanto. Andiamo avanti. Forza. Cori. Dai. Che salto che ho fatto? Dove mai dovremmo andare? Per l'obbligo. Dov'è l'uscita? Oh cazzo. No, ma te sei stronzo sei. Vabbè, ma basta piando il culo, ma t'ammazzo ti è. È uno fuori. Avanti al prossimo. Due fuori, ti è. Zitto. Non è morto, ti è. Avanti al prossimo. Aiuto. Oh, sì. Aiuto. Addosso. Stupratelo.
Fallo fuori, fallo fuori, fallo fuori. Ah. Non c'hai soldi appresso, vero? Ma pure l'arco va bene, eh? Ah, boh, l'arco ce l'hai. Va bene così, va bene. Allora, usa leva. Grazie. Andiamo un po'. Poi mi piace tantissimo il mago perché può indietreggiare e correre mentre fa le abilità, è spettacolare. Assolutamente spettacolare. Oh, corri, corre. Dai, su, 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 su. Ragni, dove siete? Oh, vi siete persi? Oh, sono rimasto da solo. Ah, eccote, madonna. Mi fai via i colpi, mi fai via, eh. Tacci le pippo. Raga, un favore, per chi vedesse questo video, no? Ve lo chiedo un favore. Praticamente dovrei fare la intro per il canale, no? E non, sinceramente non so come farla, perché io non è che sono tanto buono a fare queste cose. Non so, voi se conoscete per caso un modo per farle o sapete farle? Se me ne fate una, mi fate un favorone proprio. o comunque se mi dite un modo per farle, mi insegnate a farle, so contento. Poi fatemelo sapere nei commenti, oppure non lo so, tanto siamo pochi, scrivetemi in sussurra che vi rispondo. Oddio, ma che sto morto. Mamma mia, guarda, guardate il mago, ti è. Guarda quanto è forte. Veleno congelante. Dovrò fare una cosa solo. Postazioni, audio. Mettiamo così. Proviamo così come viene, dai. Sperando che si sente perché sta al massimo. Ecco l'orso, mamma mia. Raga, io l'orso lo voglio uccidere assolutamente. Però mi ricordo che era bello tosto. Vediamo un po' se si può buggare. Vai con l'arco lungo, do biancapoccia o devo prendere. Oh. Dov'è la capoccia? Eccola la capocchia. Oh. M'ha visto. Madonna. Ecco adesso. No, oddio, non mi ha caricato. Ecco, no. Oh. Perché non me la col... Oh. Ah, ho sbagliato tasto e vai. Pensavo che dovevo colpire con l'altro tasto, invece no. Vabbè, colpisco adesso. 3, 2, 1. Boh. 1, 2, 3, tiè. Ed è morto. Mamma mia, pensavo ci volessero solo due colpi. Ah, metto anche i preferiti. Grazie, grazie caro. Ok. Così io faccio così e poi... Ok, perfetto. Dai, su. Questa sembra essere l'uscita. Ah, siamo fuori, mo. Bella lì. Quando ottieni un tomo magico devi leggerlo e prendere bla 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 bla. Dove andiamo? Aspetta. Che è successo? Posso borseggiare? Ma come? Stavolta si è morto davvero. Non credo però che dovremmo rimanere nei paraggi per vedere se ritorna. Che stronzo. Ok. La città più vicina è Riverwood. Sì. Sono sicuro che ti aiuterà. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Buona fortuna. Ok. Oggi non ce l'avrei fatta senza. Ciao. A te moli pure ammazza mortacci, tua ma volevi. Guarda che belle ambientazioni. Fatto veramente carino, dai. Non è malvagio. Poi è uscito anche da un po', quindi si può fa.
Vediamo un po', vediamo un po'. Chi è? Chi sei? Sono anni che vado a cacciare a pista da questo. Ah, questa vende la roba. Che vendi, cara? Dai uno. Che schifo. Via. Via, buh. Arrivederci. Affangulo, va. Affangulo a te. Ah, io voglio fare un bello schippone di quelli assurdi. C'è tipo un mega. Ragazzi, sembra di stare Olimpiadi, guarda che roba. Faccio i saltoni. Però io devo arrivare a un punto dove c'era una roccia, se non sbaglio. Che devo fare su e giù, su e giù. Forse sto. Scegliere una roccia per vedere se scegliere se essere mago, assassino o guerriero, se non sbaglio. Vediamo un po' se la trovo. Piano piano qua devo scendere forse. Oddio. Piano piano. Ecco. Mi spiegate com'è possibile che stia male facendo ste cose? Dai, non è possibile. Che cazzo. Vabbè, stavolta seguiamo la strada, che è meglio. Poni ste armi su. Andate qua. Ok. Stavolta seguiamo tutta la strada perché non c'ho proprio voglia di sta a cascade sotto. Ah, ecco, vedete? Quasi arrivato. Dovrebbe sta qui a sinistra. Ah no. Qua centrale. Qua sotto sta. Eccole. Grandine. Ma se moro qua, giuro. Ok, eccole qua. Le pietre guardiane. Allora, voglio essere. Voglio fare la pietra del mago. Vai. Coloro che si trovano sotto la segno del mago prenderanno tutte le abilità magiche. Mentre... Perfetto, proprio. Accetta. Fatto? Sì. Vabbè raga, io penso che per il primo episodio può finire qui. Io spero veramente che vi piaccia tanto, perché a me personalmente piace. Io sta serie la voglio continuare. E boh, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Il prossimo episodio penso che sarà anche quello lì, un po' così, giusto per potenziarsi un po', forse entrare in città, non lo so ancora. A breve, cioè appena posso, faccio quella cosa del salto lì del gigante, pum, che volano. Sempre se ci sta, perché non so se l'hanno casomai fixato, boh. Vabbè, raga, ci vediamo al prossimo video. Bella.